L'incontro con Ulisse e con la mitologia greca è stato su un bellissimo libro che raccontava i miti, le storie dei greci, del cavallo di Troia, eccetera. Un bellissimo libro che mi è stato letto da bambino e di conseguenza sono entrato nel mondo dell'epica. Penelope stava aspettando da 20 anni il ritorno di Ulisse. E adesso che era tornato? Adesso che Euriclea, la nutrice, era venuta a dirle che il re di Itaca era a casa e che aveva ucciso tutti i principi proci, lei non ci credeva. Tutto il capoverso? Atena, invisibile, sorrideva. Non è che non si fidasse di quello che le dicevano Telemaco o la nutrice o Omeno, il guardiano dei porci, no. Come faceva a dire al suo cuore che Ulisse era tornato per poi magari doverlo convincere di nuovo che non era vero, che Ulisse non c'era più, non ce l'avrebbe fatta. Nel suo cuore, cioè, aspetta. Come faceva a dire al suo cuore che Ulisse era tornato per poi magari doverlo convincere di nuovo che non era vero, che Ulisse non c'era più? Sembrava la dea della caccia e della natura che danzava in mezzo alle ninfe del bosco. Ulisse invece era ridotto piuttosto male, nudo, coperto di sale e di alghe, con la barba e i capelli lunghi e sporchi. Faceva abbastanza spavento. Mi dicono che hai notizie di Ulisse, disse Penelope. Questa forse è una cosa che per mantenere il finale dei, insomma, dei proci e quindi tutta la storia, capito? Se no sembra una digressione. Vado? Ma una folata di vento improvvisa spinse la palla esattamente dall'altra parte e la fece finire in mare. Figuriamoci, cominciarono tutte a ridere e a urlare divertite. Ulisse, che dormiva proprio là dietro, si svegliò. Atena, invisibile, sorrideva. Dunque, l'effetto del doppio caffè sta per esaurirsi. Tra un po' mi spegnerò. Quindi. Beh, ne chiediamo un altro. Io direi di sì. Dai. Allora, pensò che il suo compito era stato quello di accogliere Ulisse e che comunque sulla spiaggia era stato bello amare quell'uomo sconosciuto venuto da lontano e che era stato ugualmente bello lasciarlo andare via sul mare color del vino.